l'ammiratrice è una specie di pipistrello. A me sembrava un pipistrello proprio dalle due zanne. Lo sai già cosa c'è? Sì. Dentro c'è una specie di percorso segnato da delle valle con dei cartellini con delle scritte. E le scritte sono da leggere per capire il significato di questo percorso. E questa tenda, che cos'è questa tenda? Questa tenda è la bocca del pipistrello. E qua cambia. E qua, come ho detto prima, c'è il sentiero. Qua c'è il sentiero del Bosco degli Acraci. Benvenuto nelle fauci del bosco. Se non sei sicuro di voler intraprendere questo sentiero, in un batter d'occhio puoi catapultarti fuori dalla bocca da cui sei entrato. Ma se provi ad andare avanti, magari qualcosa succederà. Lasciati inghiottire. Hai visto? Non è stato per nulla complicato camminare fin qui. Ora sei nella pancia del Bosco della Crace. Perché non ti siedi un po' qui, da solo o in compagnia, prima di rimetterti in cammino? Ricorda che in qualsiasi momento puoi sempre tornare al punto di partenza. Matilde corre sopra la polvere della carraia, corre coi pensieri. Matilde salta sopra un sasso, salta sopra una nuvola. Matilde si spaventa con la morte, si spaventa il bosco, si spaventa di non lasciare una traccia. Matilde ringrazia e ti viene a trovare con una parola. Matilde è all'arena con la sua bocca del bosco, delle acacie. Comunque, leggendo questa, mi è venuto che potrebbe essere, quella lì potrebbe essere un riferimento a Matilde, perché qui dice Matilde è all'arena con la sua bocca del bosco e delle acacie. E Matilde come te l'immagini? Che ragazza è secondo te Matilde? Con i capelli lunghi e marroni, che ha paura di poche cose ma si esprime bene. Fa una discesa a gradoni. La grande discesa a gradoni. E qui siamo? E qui siamo in un canale che sarà... Che Dio, va? Hai dovuto fare una discesa, accade spesso quando si decide di andare avanti. Ed ora, proprio come ti aspettavi, c'è una salita. Che fatica. Puoi riprendere la discesa al contrario, facendo un piccolo sforzo e ritrovandoti al sicuro lungo la strada che hai già percorso e che ormai conosci. Oppure puoi aggrapparti a questa corda e terminare il tuo percorso. Il bosco ti sarà grato di aversi con sé ancora un po'. Vai. Io questo percorso lo volevo completare, quindi sono passato dalla corda. Si congiunge con il continuo del percorso. Guardandolo di qui, questo bosco è veramente fantastico. Sì, si vede poca luce. E questo qui è l'unico bosco che abbiamo a Cotignola, un piccolo boschetto che è vicino, però nessuno lo conosce, magari nessuno si è venuto dentro come sei venuto te. Lo sai dove è l'isola? No. È l'isola d'Albarazzo, che c'è un Albarazzo, c'è un albero grandissimo che ha 100 anni, aveva più di 100 anni, dopo è morto, adesso c'è tutta una vegetazione attorno a questa isola. Ah sì, me lo ricordo, ho visto un video antico di... Qua sopra c'è un altro cartello e poi qua si rivede la luce. Qua il cartello. Sei arrivato alla fine e ora cosa succede? Nulla. Sei solo stato cibo per gli alberi. Ma cosa è successo tra te e il bosco durante il tuo cammino? Lo sapete solo voi. Alla prossima. Hai sentito? Sì, sentito. Cos'era? Cosa?
Quello sì, è un battito d'ali che se ne andava. Ah. Te ci metti alla valle, c'è questa catena che gira, sì. E poi dopo te lo carichi sul carro. Lo usate ancora? L'avevamo usato qualche anno fa. L'hanno preso i rampicanti. E adesso qui c'è diventato un oggetto praticamente che è stato... Sì, è tutto uno con la natura. E qui si esce dal bosco dei capaci. Ah, oddio. Abbiamo fatto! Bene! Bravo! Sta miseria, come sei atletico, eh? Ciao. Ciao, grazie. Arrivederci, buonasera. Ciao, ciao. That's always on some tune. What is it, Benjamin?